Il programma è un programma ricco di impegni di questa 13ª edizione del Torneo del Mare che insomma, anno dopo anno ci dà sempre di più la carica per organizzarci e aumentare sempre di più i numeri di questa manifestazione che vede in questa edizione la partecipazione di circa 200 giocatori tra attività master, attività giovani e agonisti. All'interno della manifestazione degli agonisti ci sono giocatori di serie A1, A2B, nomi importanti, prestigiosi delle squadre liguri, ma non solo. Ci sarà anche la partecipazione di giocatori dell'Acqua Chiara, Vedi Luongo, oppure del nuovo acquisto della Prodecco di Somma. Insomma, un torneo di buona alta qualità direi, palontisticamente parlando. Gli impegni saranno venerdì, sabato e domenica, a partire da venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno e in totale le gare saranno, le partite saranno 26. Siamo agevolati perché veramente siamo a due passi dal mare, però è il nostro lì noi siamo nati e viviamo lì. Però io ho provato a portare avanti il discorso in federazione, perché se d'estate ci fosse un torneo di pallanuoto a livello ligure, ci sarebbe un sacco di gente che viene a vederlo. Chiaro che questo trofeo Panarello è un trofeo di tradizione e perché ha uno sponsor che è totalmente legato alla tradizione, però ha un terzo aspetto di tradizione, credo che sia la tradizione al di là di tutto quello che si dice, che è quello della solidarietà dei genovesi, dei liguri, che credo sarà messa alla prova e supererà questa prova anche in questa occasione. Io credo che sia bellissima l'iniziativa di vendere le magliette per la lotta al neuroblastoma, per il sostegno alla ricerca dell'associazione che lotta per le cure e lo studio del neuroblastoma.